Sindaco Alessandrini, sulla vicenda che ha riguardato il maresciallo della Polizia Municipale, voi siete decisi ad andare fino in fondo, garantisti, ma ci vuole chiarezza, bisogna sapere cosa è accaduto. Io penso che nei confronti dei cosiddetti furbetti del cartellino ci debba essere tolleranza zero. Oggi il lavoro è, diciamo, c'è fame di lavoro e chi ha un lavoro, specie pubblico, indossando una divisa, naturalmente è tenuto a svolgerla con una particolare attenzione. C'è una procedura, l'ha introdotta di recente la riforma della Madia, probabilmente noi saremo dei precursori in questo senso. Significa che l'agente municipale coinvolto in questa vicenda riceverà entro 48 ore la sospensione dal servizio e poi una commissione, così come previsto dalla legge, nei 30 giorni potrà decidere sul suo licenziamento disciplinare, dove ne ricorreranno i presupposti, fatta salva naturalmente la possibilità di difendersi. Arrivano anche da noi queste storie che hanno attraversato l'Italia, ricordiamo Livorno, tanto per dirne uno in ordine di tempo, però sono anche fiduciosi in ordine al fatto che questo è un caso isolato rispetto al corpo della Polizia Municipale, ci sono stati dei controlli, ne faremo di ulteriori, però abbiamo ragione di ritenere che si tratti di un caso isolato e questo, diciamo, allevia il disappunto per una brutta vicenda come questa. Lei ha anche parlato con il comandante della Polizia Municipale, il colonnello Maggitti? Naturalmente io in questa vicenda, come per tutte le vicende che riguardano la Polizia Municipale, ho parlato con il relativo dirigente che ha svolto in passato attività di controllo e che continuerà a svolgerle.